Allora, salve a tutti ragazzi, oggi belli frizzantini, belli carichi, dai, siamo al nostro nono episodio di Resident Evil 2, quindi... Allora, muoviamoci di qua, guardiamoci bene attorno, exit, noi andiamo di qui perché mi pare che ci fosse la serratura, guardalo lì, quello secondo me ci vuole fare lo scherzetto. Oh, ma che diavolo! Come muoiono? Cioè, che uno... Vabbè, no, non voglio dire altro. Morto. Morto in una posizione ambigua. Allora, combiniamo queste due, ragazzi. Qui ci facciamo la famosa cosa per la... Allora. Due, 12, 8. Sì. Ed ecco, abbiamo trovato il calcio del fucile, ragazzi. E adesso potenzieremo al massimo la nostra arma. Adesso è proprio diventato un Remington, il classico fucile americano da ignorante. E adesso sì che sono ignorante, ragazzi. Però non posso mettere. Vedete, anche il sistema di mira è cambiato. Si appoggia il calciolo alla spalla. Dunque, muoviamoci. Quindi abbiamo modificato appieno la nostra arma. Non abbiamo trovato parti per la mag, quindi maledizione, però. Salve! Non faccia così. Io provo subito il fucile. Fucile ha subito fatto sentire chi comanda, eh. Siamo arrivati con la ragione sociale. Un altro che ci vuole fare lo scherzone, eh. La simpatia qua proprio a parate. In sto pezzo. Innanzitutto attiviamo questo, poi guarda lì c'è. Si deve essere aperta quella chiusa lì. Andiamo a vedere perché secondo me qua, ecco qui, c'è ancora qualcosa, un'altra granata. Ok. Ora qua dove ci troviamo? Ci troviamo, ragazzi, vedete, dove c'è la manovella. E quindi è nostro. Ed eccone un altro, maledetto, maledetto, infame, strozzati! L'abbiamo schivato, bellamente. Altri colpi del fucile. Ok, saliamo con questo ascensore. Questo è un altro che vuol fare gli scherzoni, eh. Mangiava anche bene sto qua, eh.
Un rullino, ragazzi, questo non l'ho mai sviluppato perché non so come tornare nella centrale di polizia. Ed ecco qui un altro borsello. Ale! Allora, se troviamo l'ultimo borsello, Nest, ragazzi, potenziamo e facciamo il trofeo, eh. Intanto ricarichiamo la nostra pistola. Qua sblocchiamo, unlock. Ea! Simpatia saltami addosso proprio, eh. Dunque, guardate dove siamo arrivati. Siamo nuovamente in questa zona. Allora, dall'officina qui dobbiamo scendere al canale inferiore, centrale, inferiore. Abbiamo un'altra fessura per la manopola a T. Quindi arriviamo da di qua, noi saliamo per il canale superiore. Fatemi vedere se di qua siamo giusti. Ok, perfetto, siamo vicini alla manopola T. Signora, lei non è il mio tipo. Mi piace Claire, no, anzi a lui piace Ada perché gli piace la nipponica, a Leon. Signora, lei è troppo insistente con me. Ecco qui, e apriamo quest'altra valvola. Vediamo dove ci porta. Un po' questa zona l'abbiamo già fatta anche con Claire. Io qui la sto romanzando un pochino, ma allora. Ok, ragazzi, questo è un pezzo che non avrei voluto rifare, come ben sapete. Ma ci tocca, purtroppo. Allora, innanzitutto qua dobbiamo fare una cosa. Granate. Dobbiamo metterle rapide, perché dobbiamo ficcarle in bocca a quei mostroni brutti, no? Così ci si strozzano con le granate. Come dico sempre, magari si strozzassero con le granate. Ed ecco qui, abbiamo ulteriormente collegato, ragazzi, il nostro mondo di gioco. Ora, come stiamo messi a spazi? Direi che non siamo messi male, abbiamo un bel po' di. Questa non ci serve più, quindi la scartiamo. In questo modo possiamo organizzarci molto meglio il nostro inventario. Perfetto, il rullino. Non lo svilupperemo mai perché io non so veramente come tornare nella stazione di polizia da questo punto del gioco. Vediamo cosa dice il rullino. Nascondiglio, hiding place. Che sia un indizio, hiding place. Allora, qua ragazzi,
Abbiamo le granate equipate. Sì, abbiamo il fucile pronto. Sì. Come vedete, cominciano. Ma è sempre peggio. Certo, Rion, e non hai visto niente. Ecco, mettigliela in bocca, Rion, mettigliela in bocca. Boom! E poi sparategli all'occhio, dovrebbe essere un semi one shot per queste schifose creature. Ci si strozzassero veramente. Ma strozzati! Ok, la brutta notizia, signori, è che abbiamo finito le granate. E che ce n'è un altro! Useremo il coltello, useremo il coltello, Leon! Ma allora, ragazzi, importante, hashtag succhiotti per Leon. Recuperato il nostro fantastico coltello da battaglia e abbiamo ammazzati tutti. Dovrebbero essere tre i mostri in questa zona. Se erano di più, ragazzi, non lo so. Come vedete, c'è altra roba da prendere qua. Ma chi è che si mette a cercarla? Noi, adesso che abbiamo ammazzati tutti. Un'erba rossa. Questa la usiamo e siamo a posto. Ora, qua è un intricato sistema di puzzle, ragazzi. Il maledetto puzzle. L'abbiamo fatto con Claire. Ovviamente qua è chiuso, noi dobbiamo arrivare là dove c'è un'arma. Potrebbe essere uno striker, ragazzi. Ora il fucile prende due spazi, ma va bene, siamo contenti che prenda due spazi. Ora serve il King Plug. Quindi dobbiamo trovare il passaggio. Noi avevamo trovato la torre. Qua ci veniamo. Noi qui dobbiamo recuperare, dobbiamo fare l'enigma, ragazzi. Là c'è uno che è, secondo me poi si rialza per farci lo scherzo perché, ragazzi, succhiotti per Rion, ma anche hashtag zombie burloni. Ecco qua. Allora, di qua si passa e abbiamo lo spinotto elettrico del re. Allora, prima di prenderlo, potrebbe essere un lanciafiamme invece di uno striker, non lo so. Per Claire c'era la pistola, c'era il fucile elettrico che bloccava i nemici, se vi ricordate. Vediamo se si può fare una combinazione ignorante. Sì, guardate. Qui serve il plug della regina. Ecco
Quindi, ok, cominciamo con raccogliere il King Plug. Questa porta si chiude, quest'altra rimane chiusa. Qua serve la regina, che non abbiamo. Dunque, anche l'altra volta ci ho manovrato un po' su questo enigma. Dunque, ragazzi, la brutta notizia potrebbe semplicemente essere che dovevamo portarci lo spinotto della regina qua e io non l'ho portato perché sono un genio, quindi dobbiamo andare indietro a prendere lo spinotto della regina. Ah no, aspettate, questo è il Queen Plug. Questo è il pezzo della regina, cioè il gioco non ci frega certo così. Dunque, eh sì, cioè il pezzo della regina, ragazzi. Qua ci vuole il re. King Plug. Quindi. Lo zombie birbone è caduto, ragazzi. Ricordate che era riappeso, abbiamo sentito trom, l'abbiamo sentito bene adesso. Ed è pronto a farci lo scherzo. Guardalo lì. Hashtag zombie birbone, zombie birbantissimo. Stai fermo. Diamo anche qualche coltellata. Giusto per gradire, eh. Top. Il pezzo del re. Dunque, ragazzi, allora, cosa dobbiamo fare? Ricaricare la nostra pistola. E qua, questa la sblocchiamo, vedete? Viaggio per avere. Sì, il lanciafiamme, ragazzi, tieni premuto, più lungo dai fuoco al bersaglio, più grandi saranno le fiamme. Abbiamo 400. Ecco, mi piace di più vedere il fucile. Abbiamo 400 fiamme. Qui ci vuole quello del re, ma vediamo, forse troviamo il modo per. E qua ci pigliamo quello della regina. Ok, noi come torniamo indietro? Queen Plug. Poi King Plug. Ok, ora tenendo aperto questa zona noi recupereremo facilmente il nostro spinotto della regina. Ci si chiude davanti, ma noi abbiamo la via aperta di qua. Perfetto. E abbiamo i nostri due spinotti che ci servono per il nostro enigma. L'enigma, ragazzi. Hashtag Rion non ci vedi una mazza adesso.
Allora, abbiamo preso tutto, dobbiamo testare il nostro lanciafiamme, ragazzi, lo voglio provare. E vediamo di raccogliere tutto in questa zona. Secondo me c'è roba bella qua da tirar su. Anche perché di gente ne abbiamo ammazzata, ragazzi. Posto schifoso oltretutto. Porcaccia la miseria. Ma c'è ancora gente viva qua sotto. Ho coltello, coltello, coltello! Ho un coltello! Abbiamo dato fuoco, ragazzi. Via, via, via. Mannaggia. Ok, da qui torniamo indietro veloci. E possiamo usare la nostra chiave, ragazzi. Fatemi vedere se siamo nel posto giusto. Ovviamente no, ovviamente no. Ma possiamo tornare alla nostra safe zone, dove lasceremo giù appunto il lanciafiamme, che ci servirà più avanti. No, io non lo sprecherei così il lanciafiamme. Quindi giù, poi abbiamo il nostro fucile che non ha più munizioni, le abbiamo sparate come un creti di orta. Questo giù, questo giù, questo non possiamo usarlo. Ecco qua, abbiamo delle granate stordenti, ma non mi sembra il caso di portarcele dietro. Allora, potremmo cominciare a mettere giù gli spinotti. La regina mi pare andasse qua. Ecco. E il re mi pare va qua. Qua c'è il cavallo. Questo qui era lo spinotto del pedone. Che andava messo di qua. Ci manca lo spinotto della torre che lo andremo a prendere subito adesso. Innanzitutto fatemi dare una salvata appena troviamo la nostra macchina da scrivere. Ecco qua, siamo nelle fogne. Fantastico. Che bello essere nelle fogne, eh? Solo io ci posso trovare poesia e bellezza in tutto ciò. Allora, se guardiamo la nostra mappa, è al piano superiore che noi dobbiamo andare. Quindi come ci andiamo al piano superiore? Ci inventeremo qualcosa, tranquilli. Qua abbiamo sempre qualche morto in modo strano. Exit. Dobbiamo prendere quell'ascensore, vi ricordate? Quello che si trova qui. Ecco qua. Andiamo bene, ragazzi.
giustamente dobbiamo chiamare l'ascensore perché eravamo sparato su. Ok, la zona è quella giusta, quindi prima andiamo nella sala dell'autoclave ad usare la nostra chiave. Cosa c'è di bello qua dentro? Allora, polvere grande e polvere giallo di alto livello. Quindi facciamo subito, ci dà i colpi del fucile. L'ho fatto apposta per avere altri colpi del fucile. Perfetto. Qua abbiamo preso tutto, quindi usciamo da qui e raccogliamo il nostro pezzo degli scacchi. Vedete? Ecco qui. Praticamente ci blocca la strada, quindi è importante usare prima la chiave del Treatment Facility. Vediamo qua cosa abbiamo da razziare, polvere da sparo, altri proiettili per la 9 mm Parabellum. Qua abbiamo il volantino del Festival Jazz, ragazzi, che avevamo già raccolto, e qui possiamo spostare questo. Troveremo, ragazzi, un ascensore. Dove ci porterà? Allora, per saperlo, mi sa che dobbiamo aspettare il prossimo episodio. Io ve la butto lì perché siamo quasi al massimo della nostra registrazione. Quindi, se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale se volete sapere quando vi metto il decimo episodio di questa run di Leon online. Alla prossima, ciao ciao ragazzi, grazie di essere stati con me.